Buongiorno a tutti. Oggi facciamo qualche riflessione sul Recovery Fund, questo piano straordinario creato dall'Unione Europea in risposta alla pandemia. Che cosa ha fatto l'Unione Europea? Differentemente dalle altre crisi, dalla crisi greca, dalla crisi dei mutui subprime, dalla crisi del debito pubblico, ha dato una risposta massiccia e coordinata. Anzitutto ha fatto saltare il rapporto deficit-PIL e quindi ha liberato le risorse di bilancio degli stati, permettendo agli stati appunto di disporre liberamente della propria forza economica. Ha autorizzato aiuti per oltre 2.000 miliardi, 750 miliardi del piano Next Generation EU, 1.074 miliardi il bilancio 2021-2027, il piano SURE, il sostegno alla disoccupazione e altri interventi di entità minore. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto per garantire un futuro prospero alle prossime generazioni. Ha creato soprattutto questo nuovo debito europeo che si differenzia dal debito dei singoli stati. Questo meccanismo, per la prima volta, potrà essere reso permanente ogni qualvolta un paese membro dovesse averne bisogno. Ha rinforzato l'Unione Europea anche la propria azione di politica economica, perché ha legato all'erogazione di questi fondi anche delle condizionalità, cioè noi riceveremo aiuti se raggiungeremo determinati risultati. Questo rinforza la politica economica dell'Unione Europea. In generale, comunque, lo spazio fiscale europeo che si è creato con l'emissione di questo nuovo debito è sicuramente uno spazio maggiore dello spazio fiscale dei singoli paesi se noi li andassimo a sommare. Politicamente l'Unione Europea ha scelto di non giocare un ruolo da comprimario nella lotta tra Stati Uniti e Cina, ma ha deciso appunto di prendere in mano il suo destino. In questo frangente noi come paese dovremmo considerare la forza dell'Unione e soprattutto a livello strategico noi dovremmo avere sempre la consapevolezza che c'è un paese in particolare che guida questo fenomeno e quindi noi dovremmo studiare le nostre reazioni, le nostre prospettive in funzione delle possibilità che ci dà l'Unione Europea, che ci danno anche i paesi che guidano questo processo. Dobbiamo avere quindi una lunga visione, un po' come quella che abbiamo avuto negli anni 50, dal valore esattamente identico. In quel frangente gli interventi furono coraggiosi, non furono la somma di varie richieste affluite sui tavoli dei ministeri, ma si trattò di un piano organico col quale dare una diversa prospettiva al paese, un complessivo quadro di interventi che comprendevano le reti viarie, le energie, la comunicazione, le reti idriche. Quindi oggi diventa importante il disegno fondamentale di politica economica. Cosa vogliamo raggiungere con il PIL? Su cosa dobbiamo concentrarci? Puntare a un determinato livello di benessere sociale e soprattutto garantirci la sostenibilità nello sviluppo del paese. Il Recovery Fund ha un risvolto anche di natura politica, perché chi predispone i piani di investimento non è detto che poi li porti a termine, perché per portare avanti questi investimenti occorrono 4-5 anni e quindi questi progetti dovranno andare avanti indipendentemente dal colore politico di chi sarà al governo. Per questo è necessario ricercare la convergenza e l'unità nazionale sui progetti, perché noi abbiamo così la garanzia che i prossimi governi portino a termine gli impegni e quindi realizzino queste opere. Peraltro questa coesione allontanerebbe anche la diffidenza europea verso alcune forze politiche. Una particolarità del Recovery Fund è che l'Italia ha spostato una parte di questi fondi europei su progetti che già esistevano scritti in bilancio, erano risorse già impegnate. In questo modo l'Italia ha liberato quelle risorse dal bilancio ordinario per farci altro, ma soprattutto le forze politiche porteranno a termine questi cantieri e quindi diranno tra 2 anni quest'opera è stata realizzata per merito nostro. In realtà questo penalizza la funzione del Recovery Fund, perché il Recovery Fund è stato pensato per dare una forza propulsiva al paese, una prospettiva nuova alle prossime generazioni e quindi dare un miglioramento generale dell'impostazione del sistema paese. Quindi bisognerebbe abbandonare un po' la logica elettorale e pensare davvero al bene delle prossime generazioni, facendo un'adeguata proporzione tra progetti innovativi e progetti che invece già erano nel programma di bilancio dello Stato.
Che tipo di investimenti dovremmo andare a realizzare? Dovremmo fare dei buoni investimenti, degli investimenti che si ripaghino da soli e che non lascino sulle spalle delle prossime generazioni un debito da pagare. Bisogna attuare questi investimenti in maniera ferma, in maniera decisa. Perché questo? Perché la pandemia ha già creato un gran margine di incertezza e se non fosse per quel piccolo barlume di luce che ci dà oggi la prospettiva di avere in pochi mesi ancora un vaccino, noi dobbiamo dare ai nostri cittadini e agli investitori delle aspettative. Ma se il governo trasmette delle aspettative poco convincenti circa il futuro della politica economica, gli investitori, gli attori rimandano le loro decisioni e quindi il meccanismo stesso per cui è nato il Recovery Fund si inceppa. Questo momento è epocale, non va trascurato, ma anzi bisogna approfittarne, perché sono proprio i problemi, il momento in cui l'intelligenza viene fuori, i problemi sono un po' il concime dell'intelligenza in cui noi dobbiamo pensare in maniera innovativa a disegnare il nostro futuro. Parliamo adesso della responsabilità dei fondi, perché il paradosso del Recovery Fund è che le risorse ci sono, ma è fondamentale l'organizzazione e la gestione di queste stesse risorse. Il Recovery Fund è un fondo straordinario e come tale deve avere una governance straordinaria. Dovrà esserci un ministro responsabile, dovrà esserci una cabina di regia fatta dai funzionari dei vari ministeri e per ogni progetto è auspicabile che ci sia un responsabile. Questo per avere sempre la corrispondenza tra chi esegue l'opera e il risultato che si vuole raggiungere. Per gli appalti si può pensare ad esempio di creare una stazione appaltante centralizzata ad hoc per questi progetti. Il fatto è che servono procedure veloci, servono cantieri, serve fare. E questo è importante perché noi non abbiamo una performance brillante nella gestione dei fondi europei. Quindi se ci pensiamo bene, questa sfida è terrificante per la nostra macchina amministrativa. Dopo l'attuazione di questo piano, la nostra macchina amministrativa dovrà funzionare bene anche in via ordinaria. Quindi questo è un banco di prova perché la pubblica amministrazione cambi sostanzialmente la propria modalità di approccio e sappia funzionare in maniera efficiente. Per fare questo è necessario assolutamente un adeguato sistema di monitoraggio, perché se non si stanno realizzando i risultati nel corso dell'opera, ebbene prendere degli immediati provvedimenti. Quindi non soltanto organizzare a posteriori il controllo, ma anche durante l'esecuzione dell'opera. Perché l'organizzazione è fondamentale? Perché se l'azione pubblica diventa credibile, lo stesso paese diventa credibile, quindi gli investitori verranno a fare le loro operazioni, verranno a fare i loro interventi e quindi verranno ad investire e a creare lavoro. Facciamo un passo indietro. Il piano Marshall nel dopoguerra non si limitò soltanto a erogare delle risorse, a iniettare delle risorse finanziarie, ma ci fu insegnato come costruire, come realizzare progetti avendo una visione strategica. Ci fu dato quello che in gergo viene definito come capacity building. Noi dobbiamo avere questa capacità di visione strategica e di funzionamento della macchina amministrativa e dobbiamo dar peso a una parola, risultati, anche perché l'Unione Europea erogherà questi fondi sulla base dei risultati. I soldi ci saranno dati, ma per poter avere altre risorse bisognerà portare i risultati, altrimenti noi nuove risorse non ne avremo. In questo caso è necessario avere il consenso sulle opere anche da parte delle regioni, perché poi è nelle regioni che noi andremo a svolgere queste attività. Quali sono i temi toccati dal Recovery Fund? La sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, il funzionamento della macchina amministrativa e la realizzazione delle infrastrutture. Questi temi in realtà si incardinano su quelle che sono le grandi direttrici di trasformazione che il mondo sta vivendo su scala globale, ossia il cambiamento climatico, l'impatto della tecnologia e tutta la nuova tendenza demografica. Noi con questo Recovery Fund dobbiamo attivare un processo di passaggio da quella che è la fase emergenziale alla fase di crescita. In buona sostanza noi dobbiamo utilizzare questo Recovery Fund per colmare il divario che ci ha lasciati sempre ultimi nelle classifiche economiche dell'Unione Europea e che soprattutto purtroppo ci ha fatto pagare il prezzo più alto in termini di vite umane
di salute e anche di economia. Noi non eravamo pronti, non eravamo pronti perché nel passato i partiti politici hanno distribuito mance elettorali non permettendo al paese di fare quel salto di qualità. E adesso invece bisogna cambiare registro, bisogna affrontare i nodi che affliggono il funzionamento del nostro sistema paese e dobbiamo far leva anche su quelle che sono le nostre armi vincenti da sempre. Servono pochi progetti, ma di grande visione e di grande respiro. Soltanto in questo modo noi riusciremo ad aggredire i nodi storici del nostro paese. Da ultimo, non dobbiamo dimenticare che questo Recovery Fund serve a dare una prospettiva alle migliaia di aziende che purtroppo saranno destinate al fallimento al termine della pandemia e soprattutto a dare lavoro a tutte quelle persone che lo perderanno nel momento in cui sarà caduto il muro ai licenziamenti. È d'obbligo quindi fare un passaggio su quello che è la situazione dell'industria. Noi in Italia abbiamo una grande frammentazione produttiva, questo un po' limita l'afflusso dei capitali, ma con Recovery Fund noi abbiamo una grande opportunità, quella di collegare il sistema pubblico al sistema privato. L'approccio a questi progetti dovrà essere assolutamente integrato. Perché questo? Perché le industrie sono portatrici di nuova tecnologia, sono portatrici di nuove forme organizzative e soprattutto hanno il controllo di intere filiere produttive. Le industrie hanno il più elevato patrimonio di investimento e di conoscenze su tutto quello che serve per sbloccare i colli di bottiglia della pubblica amministrazione che bloccano con tutto questo assetto burocratico il funzionamento del sistema paese. Quindi gli investimenti privati dovranno dialogare, collaborare con gli investimenti pubblici. Soprattutto noi dovremo preoccuparci di aumentare la produttività del nostro paese. La produttività dal 1995 è cresciuta mediamente solo dello 0,35% annuo. Cosa significa? Che noi lavoriamo tanto ma produciamo poco. Perché questo? Perché ci sono delle inefficienze, ci sono dei tappi. Diventa allora importante anche per questo la cooperazione tra pubblico e privato, perché sia il capitale sia il lavoro dovranno procurare valore aggiunto e quindi tutti i tasselli che partecipano al sistema produttivo dando lavoro devono funzionare a dovere. Perché è importante la produttività? Perché senza la produttività non ci sarà la crescita economica del paese e senza questa crescita economica noi non potremo restituire il debito che è stato creato durante questa fase della pandemia. Anche perché l'Unione Europea, ma gli stessi mercati finanziari ci chiederanno conto di dover rientrare di questo debito e noi lo potremo fare soltanto se l'Italia sarà messa in grado di crescere. Crescere si cresce soltanto con un aumento della produttività. Passata la pandemia, tutte le regole di bilancio che sono state cancellate momentaneamente torneranno e quindi noi dovremo rispondere nuovamente all'Unione Europea e ai mercati di queste regole. Quindi allora investimenti che aumentino la produttività, che abbiano un elevato moltiplicatore di occupazione e reddito. Dobbiamo guardare alla produttività nel lungo periodo. In questo senso approfittiamo del Covid. Il Covid deve essere inteso come un acceleratore della storia economica del nostro paese.